ci avete conosciuto qui, su YouTube. Ma per essere liberi, abbiamo costruito una nostra piattaforma, senza censura e controllo. 2 anni di lavoro, 5 tecnici coinvolti ogni giorno, uno staff di 14 persone. Questa è In Zion, un posto creato per godere di contenuti video evolutivi, selezionati per te. Contenuti che YouTube non pubblicherebbe mai. Su In Zion tutto è più facile. Hai disponibili i video recenti pubblicati su YouTube, immediato accesso ai nostri corsi, creati da autori d'eccezione. Puoi consultare e leggere gli articoli del blog, guardare le nostre vignette quotidiane e avere sempre disponibili gli eventi ed i corsi. Iscriviti gratuitamente e inizia a volare in alto. Tu pensi di guardare quello che vuoi su YouTube, mentre guardi quello che vuole YouTube. In Zion, dopo che l'hai guardata, sei migliore. Ciao raga, buonasera. Questa sera parleremo del processo di Gesù Cristo con 2 grandissimi esperti, tra cui un vescovo. State con noi. Eccoci, ciao raga, buonasera. Questa sera con noi la freschissima Ilaria. Buonasera Ilaria. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Luca. Buonasera tesoro. Allora, gentilmente, l'appuntamento, parliamo soltanto del mese di settembre, sì dai, dei nostri appuntamenti in sala, dei nostri corsi, per poi arrivare alla nostra live. Prego. Allora, partiamo l'11 settembre dalle 17 alle 20 con Andrea Pietrangeli a Frascati con Sti Cazzi. Sempre l'11 settembre Davide Cristallo, lavorare su se stessi con esercizi a Sanremo. L'11 settembre Luca Nali con Pillola Rossa a Colle Salvetti. E il 17 settembre Luca Nali, Campane Tibetane a Frascati. Il 17 settembre Massimo Bianchi, La Trappola, Uscire dalla Matrix a Sanremo. Il 18 settembre Luca Nali, Transurfing a Frascati. Il 24 settembre Massimo Bianchi, La Grazia e il Femminile a Monza. Il 25 settembre sempre Andrea Pietrangeli, sempre dalle 17 alle 20 con Sti Cazzi a Sanremo. Il 25 settembre Luca Nali con Campane Tibetane a Monza. E il 25 settembre Davide Cristallo, lavoro su se stessi con esercizi a Pesaro. Ecco, perfetto. Grazie mille. Ilaria, ricordo le persone che sono interessate ai nostri corsi, ma anche ai corsi degli autori che stiamo organizzando, possono mandare una mail a luca.nali@enzion.com, così da avere delucidazioni, oppure andare direttamente nella piattaforma www.enzion.com e vedere il corso che vi interessa e vedere tutte le informazioni salienti. Ricordo che le persone che sono interessate ai miei corsi e non possono pagare per ragioni personali possono fare richiesta di partecipare a offerta libera oppure addirittura gratuitamente, basta che lo richiedano. Per cui, Ila, andiamo al sodo. Abbiamo 2 ospiti veramente straordinari questa sera. Ti prego di raccogliere, nel caso in cui ci fossero delle domande, così da sottoporle a Monsignor Rosario, ma anche al nostro Alessandro. Va bene? Perfetto, sì. A più tardi. Ciao Ila, ciao tesoro. Eccoci. Signore e signori, 2 presentazioni non senza emozioni. Alessandro De Angelis e Monsignor Rosario Ferrara. Buonasera e benvenuti. Buonasera a tutti, buonasera. Eccoci, buonasera. Buonasera. Allora, Alessandro ha fortemente voluto questa live perché comunque è particolarmente interessante, per non dire sconvolgente, e avremo l'ausilio di un vescovo, di una scuola e di una chiesa, scusi, ecumenica. Esatto, ecco. Una chiesa cattolica ecumenica, esatto.
Ah, ecco, cattolica e ecumenica, perfetto. Monsignore, mi spiega per favore la differenza fra scuola e chiesa, perdoni, chiesa cattolica oppure chiesa ecumenica? Grazie mille. La chiesa cattolico-ecumenica si inserisce nel panorama delle chiese indipendenti, pur facendo parte della schiera, diciamo così, della cattolicità universale. Nasce da un vescovo cattolico romano che si dissocia da Roma, Monsignor Duarte Costa, in Brasile, perché non condivideva più la prassi romana di fornire passaporti ai generali tedeschi, no? Ai generali nazisti, per proteggerli e mandarli fuori dalla Germania. Quindi, scoperto questo, lui si dissocia e fonda, diciamo così, l'ICAB, che è la Chiesa Cattolica Ecumenica del Brasile. E poi aprirsi, diciamo così, come esperienza di chiesa in tutte le altre nazioni presenti nel mondo. Oggi anche in Italia, sono quasi ormai 10-12 anni che siamo presenti anche in Italia come esperienza di chiesa, che si differenzia da Roma semplicemente per le aperture che Roma fa fatica a fare. Noi siamo una chiesa che si pone come casa di amore per tutti, non fa differenze di persone, tra noi può venire chiunque a pregare, al di là del nome in cui si identifica nella divinità, nel Dio, nell'ente, nell'energia, chiamatela come volete. Noi celebriamo le nozze tra persone dello stesso sesso, quindi proprio il matrimonio, ammettiamo la comunione dei separati alle seconde nozze, abbiamo il sacerdozio femminile, quindi quello che oggi Roma fa fatica ad accettare, ma ci auguriamo col tempo e nel tempo possa diventare sempre più la chiesa del Vangelo e non la chiesa degli interessi privati. Ecco, questo sarebbe un buon auspicio, però purtroppo la storia ci insegna che quando anche una istituzione, no, insomma, nasce con scopi positivi, quando poi inizia a avere prestigio e denaro, purtroppo è facile anche che si corrompa. Io quindi mi auguro. Quando dimentica l'ideale del fondatore. Esattamente, esattamente, purtroppo. E, scusi se glielo chiedo, per quanto riguarda il clericato, nel senso, vi potete sposare oppure no? Sì. Noi abbiamo mantenuto quello che è il sacerdozio originale nella mente del fondatore Cristo, che ha scelto uomini sposati alla sequela. Da precisare che il celibato nasce nella Chiesa di Roma per una tutela dei beni ecclesiastici, per evitare la dispersione dei beni ecclesiastici un domani a mogli, figli, eccetera, eccetera. L'unico motivo per cui viene imposto il celibato è soltanto quello, ma non è di istituzione divina, ma è di istituzione ecclesiastica. Ecco, lei, mi scusi se glielo chiedo, è sposato? No, non sono sposato. Ecco, quindi no, perché ci sono già numerose richieste delle nostre ascoltatrici, per cui è disponibile, immagino, no? Anche. Per ora sto bene. Già questo rapporto a quattro, io e la Trinità, è complicato. Benissimo, quindi signore, dobbiamo aspettare un pochino, no? Perché è particolarmente affascinante, quindi sicuramente ci sono tante richieste da parte delle nostre ascoltatrici. Benissimo, allora un'altra domanda, lei è stato scomunicato dalla Chiesa Cattolica? Di fatto sì, ma come tu ben sai, ti do del tu, Luca, diamoci del tu, sì. Così siamo tra fratelli. Io sono un po' in difficoltà, però ci provo. Diamoci del tu, non esiste la scomunica. La scomunica è in termini legali una minaccia, una ritorsione che Roma ti fa se la lasci. Ma noi siamo in un paese democratico, possiamo liberamente scegliere dove stare, a chi appartenere, chi frequentare, cosa credere. Quindi questa cosa è soltanto per cercare di allontanare la gente e non creare discepoli. Ma la scomunica di fatto non esiste, ma io fieramente ne ho ricevute già due, me ne manca forse una in più di Lutero. Ma la scomunica d'altronde sono punti, sono medaglie, perché vuol dire che finalmente, no, come Cristo, hai capito la verità e la segui. Non sei nel grigio, va? Io ho una voglia, da quando ho saputo della sua presenza in Vede le do del lei, non ce la faccio. No, del tu. Del tu. Da quando ho saputo della tua presenza nelle nostre trasmissioni, ho avuto un desiderio pazzesco di fare una domanda che non è troppo attinente all'argomento, però è una cosa che a me mi ronza per la testa, perché devi sapere che in questo momento apocalittico, io che sono comunque di fatto non sono assolutamente né un cristiano né un cattolico, credo in Dio, però non mi riconosco in nessuna chiesa, no? Però invece ho sentito un'attrazione pazzesca nell'andarmi a leggere la Bibbia, no? E c'ho una frase che mi rimbalza per la testa costantemente, che è questa: si salverà soltanto chi disubbidisce, e anche le riconoscerete dalle loro azioni. Queste due frasi.
Io avrei un piacere immenso se tu mi spiegassi il senso profondo di questa frase: si salverà soltanto chi disubbidisce. Ma tendenzialmente il Vangelo è disubbidienza allo stato puro. Se tu ci fai caso, tutto l'agire di Cristo è un disubbidire, un rompere le regole, è un uscire dagli schemi. Anche perché noi siamo talmente impacchettati, talmente preconfezionati, talmente carichi di preconcetti e pregiudizi che facciamo fatica a vivere appieno la libertà. Ci costruiamo maschere ogni giorno per paura di essere giudicati. Il Vangelo ci predica il contrario. Cristo non solo è il Vangelo... Parliamo in questo caso di Vangelo. Però tendenzialmente, se tu ci fai caso, l'intera storia della salvezza neotestamentaria è un invito proprio a questo, a uscire fuori da quegli schemi che non ti permettono di essere una persona libera al 100%, di seguire il tuo cuore nell'amare, di seguire la tua mente nei ragionamenti, ma sempre più noi siamo stereotipati, no? Siamo diventati la massa. Oggi uscire fuori dalla massa è l'eretico, e l'eretico è quello che viene sempre etichettato, no? E io sono fiero di essere un eretico. Ecco, benissimo, guarda, ti troverai assolutamente a tuo agio in questa live, anche con i nostri spettatori. Allora, Alessandro, ci vuoi intanto grazie per le risposte, decisamente concise, brillanti e molto intelligenti. Alessandro, gentilmente, ci spieghi il periodo storico e in cosa consiste questa persecuzione di Gesù Cristo, cioè questo processo da parte di Ponzio Pilato? Faccio un'aggiunta a quello che ha detto Padre Rosario. Sì. Dai nostri studi, sono 15 anni che facciamo io e mio figlio Alessio ricerca sul Gesù storico. Padre Rosario si ricorda di noi molti anni fa in televisione, facemmo trasmissioni anche con lui. Quello che abbiamo scoperto è che Gesù apparteneva a una classe sacerdotale degli Uniadi, da cui poi emersero i famosi terapeuti d'Egitto, o Nazorei. Questi terapeuti praticavano una sorta di ascetismo e tutto quello che avevano lo mettevano in comunione di beni tra le loro comunità. In realtà non c'era chi possedeva più di nessun altro. Ecco il motivo per cui Gesù poi ruppe pesantemente tutte le regole, nonostante fosse poi tendenzialmente un uomo molto ricco. Perché? Perché, come abbiamo dimostrato dalle nostre scoperte storiche, era l'ultimo figlio del re Erode il Grande, e qui già cominciano a rizzarsi i capelli sulla testa a tutti quanti, compreso chi non ce l'ha. Perché? Perché fino ad oggi ci hanno raccontato la favoletta di un Erode che cercava Gesù e voleva ucciderlo per paura che potesse detronizzarlo. Questo accadde nel Gesù nacque nel 5 avanti Cristo. Abbiamo trovato poi, tra l'altro, negli annali cinesi l'esplosione di una nova, quindi quando si recarono i magi a Gerusalemme, guarda caso si recarono proprio da Erode a portargli i doni. Quindi questo ci conferma il fatto che del racconto dei magi, dove ci dicono che c'era una stella visibile in cielo, non si è mai parlato di una cometa. Quindi negli annali cinesi, proprio quando nacque Gesù il 5 avanti Cristo, data che abbiamo stabilito in base a tanti studi, esplose questa nova. Ma poi, tra l'altro, perché i magi andarono proprio a Gerusalemme e da Erode, e gli Erode gli disse: se sapete dove si trova, fatemi sapere, perché era l'ultimo suo figlio, natoli dalla moglie Maria Boeto. Questa scoperta di Maria Boeto, terza moglie dell'Erode il Grande, come madre di Gesù e moglie di Erode, fu fatta addirittura nel 2014, ed è dal 2014, quindi da ben 8 anni, che siamo costretti a subire congiura del silenzio per questa scoperta storica. Il lavoro di comparazione, faccio un inciso, è stato fatto tra tutti gli storici dell'epoca di Gesù, quindi parliamo di Tacito, Svetonio, Tito Flavio Giuseppe in primis, che ci ha permesso di fare queste scoperte, il Talmud, quindi il Talmud di Babilonia, di Gerusalemme, tutti i Vangeli apocrifi, che sono tantissimi, i Vangeli canonici, quindi è stato uno studio interdisciplinare che è durato tanti, tanti anni prima di poter ricostruire l'intero mosaico e l'intera vicenda. È importante la figura far capire perché Gesù
era l'ultimo figlio di Erode il Grande, per arrivare a questo processo che fu poi tenuto nel 34, non nel 33 come è stato raccontato. Perché? Perché solamente i figli di Erode, Erode fu messo, fu fatto re da Roma, solamente i figli di Erode potevano aspirare a diventare re ed alla regalità. Dicevo, ci hanno sempre raccontato che Gesù e che Erode il Grande cercava Gesù e lo voleva uccidere per paura che potesse terrorizzarlo, ma Gesù era un neonato, appena nato, non aveva un esercito, come ci viene raccontato dai Vangeli, non un neonato senza niente. Di Erode il Grande era stato messo sul trono da Roma, aveva l'appoggio delle legioni romane, un esercito regio potentissimo con cui aveva sconfitto tutti i loro avversari, per cui ci chiedemmo io e mio figlio, ma quale cosa si nascondeva dietro questa vicenda? È ovvio che era un anacronismo il fatto che questo Erode potesse avere paura che un neonato potesse detronizzarlo addirittura. Quindi, leggendo Tito Flavio Giuseppe, storico, storiografo, coevo tra l'altro di Gesù, e fu oltre che sommo sacerdote comandante durante la prima guerra giudaica, lui nei suoi scritti, quindi parliamo di antichità giudaica e guerra giudaica, ci racconta di una cospirazione che fu fatta ai danni del re Erode il Grande nel 5 avanti Cristo. In questa cospirazione ci dice che fu coinvolta Maria Boeto, la terza moglie del re Erode, e i fratelli di Maria confessarono sottoposti a tortura. Tant'è che poi Erode decise di divorziare da Maria e diseredò il primo figlio che avrebbe con Maria, che era Erode Filippo II, famoso perché sposò Erodiade, da cui nacque Salomè. Ma in questa cospirazione, possiamo andare un attimo sul file, così le persone si rendono conto, magari lo faccio io, metto su io, vai. Perfetto. Togli il commento in aria, per favore. Ok, blocchiamo un attimo i commenti, così vediamo un attimo. Okay. Perfetto. Allora, ricostruiamo un attimo la vicenda, quello che è successo. Noi abbiamo uno zio di Erode il Grande che si chiamava Giuseppe. Zio perché? Perché era il fratello del padre di Erode. Questo Giuseppe aveva dei figli. Tra questi figli troviamo il Giuseppe, padre putativo di Gesù, Doris, che era la prima moglie di Erode il Grande, e Teuda, che sposerà proprio la Maria dei Vangeli, e da questa unione nacquero ben sei figli in Egitto. E di questo abbiamo portato tutte le documentazioni, proprio tramite i Vangeli apocrifi, ragazzi. Ora, che cosa successe? Doris, la prima moglie del re Erode il Grande, aveva avuto un figlio con Erode, col suo marito, che si chiamava Antipatro. Antipatro fu sottoposto a processo ed ucciso da Erode il Grande per cospirazione contro di lui. Ma insieme ad Antipatro, la cospirazione contro Erode, ci fu anche Teuda, che poi sposò Maria, lo abbiamo trovato nella seconda Apocalisse di Giacomo, che prese il veleno dall'Egitto, e insieme a Teuda anche Maria. E guarda caso, questa Maria, la Maria dei Vangeli, parliamo, sposò proprio questo Teuda, e questo ci ha dato la conferma del fatto che quella Maria era la Maria dei Vangeli, Maria Boeto. Perché poi, che cosa successe? Spieghiamo un attimo questa storia. Antipatro aveva quasi 50 anni, Erode aveva all'incirca 66 anni. Antipatro si lamentava del fatto che ancora non diventava re, il padre non moriva, e diceva, ce lo dice Tito Flavio Giuseppe, va a finire che morirò prima io che mio padre. Oltretutto si lamentava del fatto che Erode il Grande aveva lasciato la successione del regno di Israele ad Antipatro, ma la morte di Antipatro sarebbe dovuto diventare re non il primogenito figlio di Antipatro, ma Erode Filippo II. Se vedete,
era il figlio di Maria Boeto. Maria Boeto, madre di Erode Filippo II e di Gesù. Quel Giasone è sbagliato, non so come è comparso, forse con il T9, non so perché. Ora, e quindi decise di fare questa cospirazione per uccidere il re. Domanda, perché Maria decise di... Lì c'è scritto eroe, è Erode Filippo II, su Maria Boeto. Perché decise di entrare in questa cospirazione dal momento che suo figlio Erode Filippo II, dopo Antipatro, sarebbe dovuto diventare re di Israele? Per un semplice motivo, perché se Antipatro avesse portato avanti questa cospirazione da solo, dopo ovviamente avrebbe dato la successione della regalità ai suoi figli. Quindi a Maria Boeto conveniva entrare anche a lei in questa cospirazione per assicurarsi poi che dopo Antipatro la regalità fosse data a Erode Filippo II, a suo figlio. E questa cospirazione fu scoperta da Erode il Grande. Ci ritroviamo quindi con Giuseppe e Maria che fuggirono a Betlemme. A quel punto però che cosa successe? Che Giuseppe si rese conto che Maria era in stato di gestazione, era l'inizio di una gravidanza, e quindi decise di non ripudiarla, ma di licenziarla. Licenziarla sta per lasciarla. Quindi evidentemente loro erano d'accordo per un'unione dopo questa cospirazione, quando dovevano scappare. Quando Giuseppe si accorse che Maria era in stato di gestazione e aspettava il futuro nascituro Gesù, decise di lasciarla. Ma di chi poteva essere incinta Maria Boeto se non di Erode il Grande? Tant'è che i re magi andarono proprio da Erode a portargli i doni. E abbiamo svelato chi fu a mandare questi magi, quindi non ci hanno raccontato frescacce, leggende mitologiche, no, fatti realmente accaduti. Era imparentato Erode il Grande con Archelao di Cappadocia. La figlia di Archelao di Cappadocia, Glafira, sposò due figli di Erode il Grande, prima Aristobulo e poi Archelao, e quindi gli mandò questi magi, seguivano il culto zoroastriano loro, questi magi per portare dei doni al suo parente Erode il Grande. Ora, quando andarono da Erode i magi, Erode gli disse: se sapete dove si trovano Maria, che aspettava Gesù, e Giuseppe, fatemelo sapere, ma non per ucciderli, perché la strage degli innocenti è una cavolata che si sono inventate per coprire tutta la storia, semplicemente perché Erode il Grande voleva indietro il suo ultimo figlio natogli da Maria Boeto. Ecco perché poi i magi andarono lì, aveva avvisato i suoi parenti che Maria stava aspettando questo figlio, l'ultimo figlio natogli da Erode, e quindi andarono lì per portargli i doni. Ora, qui già si mette, tra virgolette, in cattiva luce la figura di questa Maria. Perché? Perché partecipava a una cospirazione per uccidere il marito Erode il Grande. Ma io dico, ragazzi, Maria fu presa giovanissima, come ci raccontano i Vangeli, all'incirca avrà avuto tra i 12 e i 14 anni, da Erode il Grande, quando seppe che c'era questa bellissima fanciulla, figlia di Simone, sacerdote d'Alessandria d'Egitto, e decise di prenderla, ma non potendo prenderla con la forza, perché il padre comunque era un personaggio importante in quanto sacerdote d'Alessandria d'Egitto, decise di sposarla. Bene, una dodicenne che viene presa in matrimonio da un cinquantenne, non penso che l'abbia fatto di sua spontanea volontà, ma fu costretta. Oltretutto Erode il Grande aveva 9 mogli più concubine, era sempre in guerra, ebbe solo infatti con lui solamente un figlio, Erode Filippo II, dopodiché, scusa padre Rosario, che c'è se doveva far nascere Ragnatele? Sto usando parole forti, dovrei eufemizzare una realtà che però è quella, voglio dire, ma questa donna, quando ci fu questa cospirazione, aveva circa 32-33 anni, nel pieno della maturazione anche a livello ormonale, come donna. Oltretutto Erode in quel periodo
era anche malato, aveva delle bustole e ebbe rapporti, perché si facevano venire sostanze afrodisiache dall'Oriente per poter avere rapporti sessuali. Mi immagino lo schifo che ebbe Maria ad avere rapporti con queste rode. Quindi dal mio punto di vista dico bene ha fatto a fare, ad entrare in questa cospirazione contro l'Erode del Grande. La versione poi in antichità giudaica cambia addirittura di Tito Flavio Giuseppe, perché lì ci dice che lei sapeva ma non disse nulla ad Erode, perché, per cui decise di divorziare da lei e diseredò suo figlio Erode Filippo II, che sposerà Erodiade dal suo testamento. Fermiamoci qui. Ora, e arriviamo un attimo a questo famoso processo. Innanzitutto questo, immaginiamoci questo figlio natogli da Maria, arrivano in questo piccolo paese a Betlemme, poi vengono a sapere che Erode li stava cercando, fuggono in Egitto, e guarda caso Maria Boeto era proprio di Alessandro d'Egitto, il padre. Vennero a arrivare in questo piccolo villaggio Maria con Giuseppe, Maria incinta, sono fuggiti da Erode. Che cosa pensano? Pensano che sono fuggiti perché Maria ebbe una relazione di adulterio con Giuseppe. Giuseppe, Teuda, fratello di Giuseppe, e Doris erano cugini del re Erode il Grande. E attenzione, perché tra l'altro Celso e le fonti talmudiche ci dicono che era anche regiolario romano. Negli scritti di Tito Flavio Giuseppe troviamo Giuseppe, padre putativo di Gesù, cugino di Erode il Grande, che sedò una rivolta sotto il governatore romano insieme a Grato e Rufo. Quindi era un ufficiale romano. Ecco perché le fonti talmudiche ci dicono che Gesù era figlio di Pantera, epiteto che evidentemente aveva Giuseppe, che era un soldato romano. Quindi siamo riusciti a ricostruire un po' tutto il quadro. Ma la cosa più importante poi qual è? Abbiamo detto che Giuseppe a quel punto si accorse che Maria aspettava Gesù e fuggirono in Egitto. In Egitto, perché noi siamo stati attaccati in primis dal signor Biglino, ma da tanti altri che hanno seguito Biglino, per non aver scoperto subito la paternità di Gesù. Cioè, io nel 2014 scopro che Maria Boeto era la moglie di Erode il Grande, tant'è che telefonai proprio a Biglino, glielo dissi, e mi disse: ah, grande, hai fatto, adesso mi torna tutto quanto. Dopodiché cercarono di utilizzare il fatto che non scoprimo subito la paternità di Gesù, che era complicatissimo da scoprire. Ma nel 2014 io scrissi il libro Gesù, il figlio segreto del re Erode il Grande, quindi già avevo indirizzato la ricerca in quel campo per cercare di inficiare tutte queste scoperte che evidentemente davano fastidio a chi fa finta che vuole attaccare la Chiesa, invece tra l'altro la sta difendendo. E ci ritroviamo quindi con Maria in Egitto, e nel Vangelo arabo dell'infanzia di Gesù cosa succede? Che abbiamo, ci ritroviamo Maria con Teuda, e Teuda è il padre di Giacomo Giusto, fratello di Gesù nei Vangeli. Non solo, continuiamo le nostre ricerche e troviamo, oltre a Giacomo, fratello di Gesù, anche Simone, Giuseppe e Giuda, Giuda, Ieuda, Teuda, è sempre lo stesso nome, più due figlie femmine che ebbero da questa relazione Teuda con Maria Boeto. Teuda era il fratello di Giuseppe, ce lo dice Egesippo, e abbiamo trovato tutti i documenti di questo qui, seconda Apocalisse di Giacomo. Quindi che cosa è successo? Che quando sono andati in Egitto, Giuseppe ripudiò Maria, invece Teuda, che è quello che prese il veleno dall'Egitto, ricordiamolo, per uccidere il re Erode il Grande, sposò Maria ed ebbe addirittura sei figli con lei. Dopodiché, prima del 6 d.C., dove ci fu la rivolta di Giuda il Galileo, il sacerdote Gamaliele, parente di Gesù, mentre restavano gli apostoli, ci dice che questo Teuda fu ucciso per una tentata rivolta prima del 6 d.C., quando
venne ucciso Giuda e Galileo. Quindi Teuda a quel punto venne ucciso per una tentata rivolta, tornò a Gerusalemme, il cugino di Erode il Grande, e Giuseppe si prese cura dei figli di Maria. Ecco perché diventerà padre putativo non solo di Gesù, ma anche degli altri figli che ebbe Maria con Teuda, suo il fratello di Giuseppe. E Gesippo ci dice che Teuda, cioè che Giuseppe era il fratello di Teuda, attenzione, ma abbiamo trovato anche le altre documentazioni proprio dei testi di Tito Flavio Giuseppe. Adesso questo povero Gesù nasce, cresce denigrato da tutti gli ebrei, tant'è che lo chiamavano figlio di adultera, noi non siamo nati da prostituta. Padre Rosario, le conosci anche tu tutte queste frasi in maniera più o meno velata di accuse che vengono fatte a Gesù da parte degli ebrei. Questo era il motivo. Ovviamente quando arrivò insieme a Giuseppe, fuggirono e Maria era stata in gravidanza, lì pensarono subito che fuggirono perché erano amanti, avevano avuto una relazione, Maria Boeto era rimasta incinta da Giuseppe e di Gesù, ma così invece non fu. Quindi immaginiamo il contesto in cui nacque questo Gesù, ultimo figlio del re Erode il Grande, preso di mira da questi ebrei, ma appartenente, ultimo figlio di Erode, a una classe sacerdotale da parte della madre Maria Boeto, ma che poteva aspirare anche alla regalità essendo l'ultimo figlio del re Erode il Grande. Allora, prima di entrare sulla questione del processo, vogliamo vedere se ci sono domande, se padre Rosario Ferraro ha qualche domanda da fare su questo. O ecco, io volevo sentire l'opinione di padre Rosario, effettivamente. Io concordo in ogni parola di quello che dice Alessandro, perché la verità storica non può far altro che rafforzare la fede. Una fede fondata su storielle, diciamo così, inventate, storielle allegoriche, storielle fantastiche, no? Un po' ai fratelli Grimm, perché tendenzialmente la Bibbia è paragonabile in parte ai fratelli Grimm, no? Che inventavano storie. È proprio questo, ma le inventano per un semplice motivo, per dare risalto alla figura, no? Come tante agiografie di santi. Se tu leggi le agiografie dei primi secoli, i santi erano caricati di cose eccezionali proprio per far risaltare, no? Questa figliolanza divina, perché ogni cosa che ha a che fare col divino deve essere sempre esilarante, deve essere sempre fondata su queste fantasie extraterrene, no? Senza tener conto che tendenzialmente la storia della salvezza passa innanzitutto per la mia coscienza, per il mio libero arbitrio, per il mio volere o non volere, no? Cosa che tendenzialmente la Bibbia annulla, perché anche in Cristo, se ci fai caso, non abbiamo più un libero arbitrio. Cristo non può scegliere liberamente della sua vita, tutta la sua vita è un ripiego alla volontà del Padre. Allora ai teorici del libero arbitrio, no? In primis Agostino, proprio questo chiedo, scusate, ma il libero arbitrio di Gesù uomo che fine ha fatto? Cioè, se la gloria di Dio è l'uomo vivente, perché noi sponsorizziamo un Gesù che si vota alla morte? Può vedere che adesso Dio nella sua onnipotenza non poteva scegliere un mezzo di salvezza diverso? Allora, tante domande oggi che fortunatamente ci riescono a dare anche, a trovare anche tante risposte attraverso le verità storiche che forse prima mancavano, e quindi era anche giusto che la teologia, come la filologia o la filosofia, no, inventasse delle risposte a quelle domande che da sempre accompagnano l'esistenza dell'uomo, no, dell'uomo spirituale, perché non ci dimentichiamo che è parte di noi l'infinito. Allora io proprio questo mi chiedo, che senso ha oggi insegnare ancora tutte queste fantasie, queste distorsioni che non portano alla verità, semplicemente per mitizzare ancora potere a Dio e a chi pensa di essere il padrone di Dio, perché non ci dimentichiamo che tante realtà di chiese pensano di essere i padroni di Dio, dimenticandosi che è Dio il padrone delle varie realtà di chiese. Allora, un plauso ad Alessandro, perché mi fa capire che la mia fede è fondata, si è accompagnata da una verità, ma credere così a un Gesù che viene da uno spirito, no? Quasi come un alieno, ci manca solo l'astronave, forse non l'avevano pensata gli evangelisti l'astronave, però poteva essere una buona idea.
Allora, qualcuno ci ha pensato però. Sì, ci hanno pensato. Qualcuno ci ha pensato. Penso che adesso siamo fuori nel 2022, no? A insegnare ancora ai ragazzini a parlare ancora di Adamo ed Eva, a parlare ancora di queste fantasie che tendenzialmente accompagnano una visione arcaica della fede, che non ci appartiene più. L'uomo di oggi deve attraversare la fede con la coerenza, la coscienza e la conoscenza, altrimenti, come dicevamo all'inizio, non è fede, è bigottismo. Una fede non supportata dalla ragione, lì dove oggi è chiaro ancora che la parola mistero ci accompagna, ma mistero non inteso come qualcosa che va al di là di noi, ma mistero come inteso come qualcosa che oggi, adesso, qui, non contraddice la mia ragione. E che forse tra 1000, 2000, 120 anni, con i mezzi nuovi che avremo, riusciremo a comprendere quello che oggi, come ieri, chiamavamo mistero. Ma è impensabile pensare ancora a una religione fatta di mistero. La religione mi appartiene, la religione la faccio io. Io entro nella religione, la vivo la religione. Una religione che io non comprendo, come posso viverla? Se io non comprendo ciò in cui credo, come posso viverlo? Come posso sperimentarlo nella mia fallibile esistenza? Se quello che mi presentano è qualcosa di infallibile, quando io posso arrivarci? Allora, il discorso di Alessandro è un discorso che dovrebbe coinvolgere tutti, al di là dei classici C-ioni da tastiera, no? Che fanno sempre i grandi, che poi vogliono i teologi da tastiera, no? La teologia altro non è che speculazione. La teologia va a dare risposte lì dove la domanda finisce nel dubbio, tenta, si sforza, ma non può oggi passare quella soluzione per verità, perché la verità è ben altra. Non mi puoi presentare una Maria incinta dello Spirito, anche perché io mi domando e dico, se Maria è sola con lo Spirito, come facciamo a sapere cosa è successo? Qualcuno mi dice, no, ma Maria l'ha raccontato. Sì, ma è un forse, non c'è scritto da nessuna parte. Quindi cade sempre lì dove deve andare, in quel dubbio, che poi dubbio non è, è certezza. È certezza che i Vangeli sono carichi di fantasia, perché lì dove, no? Allora io vorrei dire a questa persona, lì dove l'evangelista mi si spinge a dire Gesù si ritirò solo, Gesù andò solo, Gesù era solo, come fai a sapere cosa è successo? Nello stesso processo, parte del processo si svolge nel pretorio tra Gesù e Pilato, non c'erano testimoni. Come possiamo oggi verificare l'autenticità di quelle fonti? Soltanto attraverso una seria, onesta ricerca di testimoni extra biblici, come possono essere quelli che ha citato Alessandro. La famosa fonte Q, introvabile per molti, altro non è che i testi copti, quelli sono che poi presi, lo dicono anche teologi cattolici romani, no? Come ad esempio Raymond Brown, no? Della Pontificia Commissione Biblica. Questo dice, cioè sicuramente i processi nei quattro evangelisti saranno stati un rivedimento teologico di una fonte certa, che è quello che presenta Alessandro. Altrimenti non ha più senso. Non crediamo, è meglio. Se dobbiamo credere alle bufale, alle, passami il termine, stronzate teologiche, no? Che ci presentano da 2000 anni, meglio non credere. Perché non ha senso credere nella bugia e non nella verità storica. È come se io credo che l'uomo non è andato sulla luna. Perché? Perché alcuni dicono che non è vero. Come se io oggi credo che la terra è piatta, perché alcuni mi dicono che la terra è piatta. Ma non è così. Lì dove c'è la scienza che supporta la verità scientifica, che non è opinabile, attenzione, come la teologia, perché la teologia è discutibile, perché la teologia nel tempo è cambiata, la verità storica no. No, aspetta un attimo. Allora, la scienza è opinabilissima, mi sembra, quest'ultimo momento ce l'ha dimostrato. Io parlo della scienza appurata. No, appurata è sempre scienza narrata, perché per quanto riguarda lo sbarco sulla Luna, insomma, io sono per esempio totalmente convinto che sia un falso, ecco, per esempio, no? Però se si guarda la versione scientifica, lì si parla di un qualcosa che è accaduto e che quindi di fatto non viene più messo in discussione, ma secondo me è totalmente da mettere in discussione. Ma questi sono punti di vista, però io dico, no, lì dove abbiamo la certezza, no? Ad esempio, parliamo della Terra piatta, no? Oggi
dire che la terra è piatta, negare l'olocausto, come tante altre verità che ci accompagnano, storiche, in nome di una verità aleatoria, semplicemente perché dobbiamo dare sfogo alla fede. Cioè, è proprio ridicolo. Cioè, io penso che bisogna uscire dagli schemi, uscire da una dogmatica che sporca soltanto la verità storica. La teologia la ammetto, la teologia la posso ammettere perché la fede è personale, ognuno la può vivere diversamente, ma la dogmatica, tante altre stupidaggini. Cioè, io penso che è proprio il momento di toglierle proprio da quella verità storica che ci appartiene, che è quella che d'altronde Alessandro ci dice. Perché Alessandro, tutto quello che dice Alessandro, no? Con fonti alla mano, sono autori del tempo, testimoni. E se io devo credere agli evangelisti, perché non devo credere agli altri? Cioè, se tu mi dici che no, poi abbiamo inventato, no? La fantasia suprema e l'ispirazione. Ma perché, scusa, un Giuseppe Flavio non può essere ispirato quando scrive? Un autore contemporaneo non può essere ispirato quando scrive? O vale solo per i Vangeli la legge dell'ispirazione? Diciamo la legge della fantasia, siamo più onesti. Diciamo la legge dell'allegoria, della fantasia, chiamiamola, ma non chiamiamola verità, perché la teologia è tutt'altra cosa. La verità è tutt'altra cosa, e le fandonie che ci hanno raccontato da 2000 anni, teologicamente parlando e dogmaticamente parlando, sono tutta un'altra cosa. Allora, okay. Sì, grazie intanto Rosario. Padre Rosario, ci siamo sentiti un paio di giorni fa e mi ha chiesto le documentazioni sulle scoperte del processo di Gesù e ha nominato la famosa fonte Q. Che cos'è questa fonte Q? È la famosa fonte originaria, il primo scritto che c'è stato, a cui poi si sono rifatti i Vangeli. Il primo Vangelo è quello di Marco, seguito da Matteo, Luca e poi Giovanni, che dove troviamo poi narrazioni varie incongruenze dall'uno rispetto all'altro, aggiunte, eccetera, eccetera. Questa fonte Q è un testo copto che doveva far parte, molto probabilmente, ce lo dice addirittura Moraldi, che è morto, lo studioso, del 36, è stato ritrovato in Egitto a Nagamadi. Perché è importante? Perché è stato ritrovato nel 1947 a Nagamadi e quindi non è stato fatto oggetto di aggiunte, interpolazioni, tagli, rimaneggiamenti, eccetera, eccetera. È una fonte originale, la prima fonte che abbiamo di un racconto di che cosa avvenne, che ci ha permesso di svelare cosa avvenne nel processo di Gesù. Ti chiedo un attimo di, entriamo nell'ambito del processo, Luca, di rimettere un attimo il file per far capire un attimo ai nostri spettatori tutto quanto. Abbiamo detto che la regalità poteva spettare solamente a uno dei figli del re Erode il Grande. Antipatro, il primo figlio maschio di Erode il Grande, datogli dalla prima moglie Doris, fu ucciso con un processo dove c'era lo stesso Varo nel 5 a.C. Dalla seconda moglie Maria Asmonea ebbe due figli Erode il Grande, Alessandro e Aristobulo, furono uccisi da Erode il Grande anche loro nel 7 a.C. perché accusati dalla sorella di Erode, Salomè, di cospirazione contro di lui. Poi abbiamo la terza moglie Maria Boeto con Erode Filippo II e Gesù. Quarta moglie di Erode il Grande, Maltace la Samaritana, ebbe due figli da Erode, Antipa e Archelao. Archelao era etnarca e governava anche la Giudea. Per cattiva amministrazione, morì nel 18 a.C. Archelao, per cattiva amministrazione nel 6 d.C., è importante questo, venne tolta la Giudea e l'etnarchia ad Archelao e la Giudea venne annessa alla Siria, che era provincia romana. Quindi la Giudea torna sotto l'amministrazione di Roma. Occhio, questo è importante perché l'accusa che fu fatta a Gesù di lesa maestà fu quella di essersi fatto promosso re dei Giudei. Ecco perché l'accusa era di lesa maestà. Ok? Altro figlio che ebbe da Cleopatra di Gerusalemme
e anche lei era sorella di Giuseppe, Doris e Teuda, lo spieghiamo tutto nei libri, era Filippo il Tetrarca. Filippo il Tetrarca morì nel 34 avanti Cristo e aveva una tetrarchia. Anche Antipa aveva una tetrarchia. Alla morte di suo fratello Filippo, e ricordiamo che Gesù era fratello di tutti questi personaggi, Filippo il Tetrarca, Antipa, Artelao, Erode, Filippo II, Alessandro, Aristopolo, Antipa, erano tutti fratelli di Gesù, quanto erano tutti figli del re Erode il Grande. Quando morì Filippo il Tetrarca nel 34, che cosa fece Antipa? E qui è il lavoro di comparazione che abbiamo fatto tra i vari testi, qui entra in gioco Tito Flavio Giuseppe, ci racconta che Antipa si recò dall'imperatore Tiberio. Si recò dall'imperatore Tiberio per fare che cosa? Per chiedergli che gli fosse data la tetrarchia di Filippo, che era morto, di suo fratello, e la regalità. E cosa fece Antipa per farsi dare questa tetrarchia? Filippo Tetrarca aveva sposato Salomè. Salomè la dovreste conoscere un po' tutti per i racconti, è quella che chiese la testa di Giovanni Battista su un vassoio d'argento ad Antipa, tant'è che Antipa poi lo uccise. E dicevo, Antipa si recò dall'imperatore Tiberio per chiedergli la regalità. Quando si recò da Tiberio, lui, per avere la regalità, che cosa fece? Si mise d'accordo con Erodiade, che era la moglie di Erode Filippo II, quindi figlio di Maria Boeto e fratello di Gesù da parte paterna e da parte materna, e chiese ad Erodiade di unirsi in matrimonio con lui quando Erode Filippo II era ancora in vita. Perché? Perché Salomè era la figlia di Erode Filippo II e di Erodiade. Erodiade accettò di unirsi in matrimonio con lui, Antipa andò da Tiberio, Tiberio però non gli diede lì per lì la regalità. Aspettò un attimo gli eventi, che cosa sarebbe successo. Quando Antipa ritornò e sposò Erodiade, Giovanni Battista, che era cugino di Gesù, provocò una sommossa contro Antipa, contro il tetrarca Antipa. Perché? Perché aveva sposato Erodiade quando suo marito Erode Filippo II, fratello di Gesù, era ancora in vita. Tant'è che sollevò il popolo, cercò di fare una sommossa contro Antipa, ce lo dice sempre Tito Flavio Giuseppe, e Antipa fu costretto ad arrestarlo. Non solo, Antipa era sposato, aveva una moglie. La moglie di Antipa era figlia di un re, il re Areta di Petra. E questo re Areta di Petra gli aveva disonorato la moglie, l'aveva ripudiata per sposare Erodia di Antipa, si scaraventò con il suo esercito contro Antipa e lo sconfisse. Ma in questo periodo, sapete che cosa? C'era uno stato di tensione tra l'Armenia e Roma. Ai confini dell'Armenia avevamo Artabano da una parte e Vitellio, con 5 legioni romane dall'altra, che erano in stato quasi di guerra. E una rivolta in quel momento, questo caos che aveva generato Antipa in un momento così delicato, in uno stato di tensione che stava portando alla guerra tra i parti e Roma, non poteva stare bene a Tiberio. E qui arriviamo alla narrazione della famosa Fonte Q. Quando Antipa andò da Tiberio, gli disse che Erode Filippo II, figlio di Maria Boeta e fratello di Gesù, stava facendo una sedizione contro Roma. Questo è il racconto della famosa Fonte Q, trovate tutto nei libri. Yeshua, l'ultimo figlio di Erode. E quindi Tiberio gli disse: bene, tu che sequestra tutti i beni di Erode Filippo II e me li mandi a me. Poi, quando Tiberio venne a sapere di tutto questo sollevamento, di queste guerre che stavano succedendo con questo stato di tensione, mandò uno dei suoi emissari, Carios, a dire che la regalità doveva essere data a Gesù. Perché? Perché Gesù era un pacificatore e in quel momento, in questo stato di tensione e di guerra, dare la regalità a Gesù poteva sanare questa situazione
e ripacificare la regione, altrimenti le regioni romane si sarebbero trovate tra due fuochi, quelle degli ebrei che potevano tentare una sommossa contro Roma e quelle dei parti. A questo punto Antipa era stato scalzato da Gesù, perché Carios disse che la legalità aveva deciso Tiberio di darla di Gesù. Gesù. Che cosa fece? Testo copto, Antipa, fratello di Gesù. Chiamò i sommi sacerdoti. Questi sommi sacerdoti, tra l'altro, erano tutti parenti di Gesù. Anna, il sommo sacerdote, a cui poi fu mandato Gesù per primo, altri non era che il fratello di Maria Poeto. Pensate un po'. Chiamò questi sommi sacerdoti e li minacciò di morte, di ucciderli tutti quanti, se non avessero accusato Gesù davanti a Pilato di lesa maestà. Ma come potevano accusarlo? E si fece dare anche dei soldi dai sommi sacerdoti per corrompere Pilato e per processare Gesù. Ma se Tiberio aveva deciso di dare la legalità a Gesù, come poteva Antipa far processare da Pilato Gesù nel momento in cui Tiberio stesso aveva detto di far dare la legalità a Gesù? È molto semplice. Dovevano accusare Gesù di volersi fare re della Giudea, perché la Giudea era sotto l'amministrazione di Roma, non era sotto l'amministrazione del tetrarca Filippo, che era morto, capite? E quindi in quel caso, in quel processo, l'accusa verso Gesù fu: tu ti sei voluto fare re della Giudea, tu lo dici, gli rispose Gesù. Tant'è che poi, che cosa fece Pilato? Si trovò, ecco lì che si va a spiegare tutto quello che successe poi nel Vangelo di Matteo. Pilato a quel punto, trovandosi alle strette, tra l'altro Gesù e i sommi sacerdoti raccolsero altra somma di denaro e lo diedero a Pilato, che fece il doppio gioco. E dicevo, nel Vangelo di Matteo, tant'è che Pilato mandò Gesù proprio da Antipa, che guarda caso era di passaggio casualmente in quel periodo lì a Gerusalemme, ma non era lì casualmente. Tutto questo era avvenuto a causa proprio di Antipa, per aver accusato ingiustamente suo fratello Gesù di volersi fare re della Giudea, e questo sotto minaccia, fatto accusare dai sommi sacerdoti, sotto minaccia di morte dei sommi sacerdoti. Io questa puntata la chiuderei qui, perché poi ne vorrei fare un'altra con te, Luca, dove andremo ad affrontare la questione del processo. Morì o sopravvisse al processo Gesù? Perché quel Gesù, abbiamo trovato tutte le prove e vi spiegheremo come si salvò dalla crocifissione, e morì nel 68 dopo Cristo durante la prima guerra giudaica, e abbiamo pubblicato ben tre pagine ragazzi, dopo 2000 anni, di un vero discorso di Gesù che pronunciò agli Idumei e che sono censurate da tutti, ed è una cosa scandalosa, perché dopo 2000 anni, al di là delle frasette dei Vangeli, qui riemergono tre pagine di un vero discorso di un Gesù sotto un altro aspetto, politico, militare, che si sacrificò per il popolo di Gerusalemme. E queste cose, queste scoperte storiche, che sono le più grandi scoperte storiche a livello mondiale di tutti i tempi, non possono essere oggetto di congiura del silenzio e di censure continue solo perché la Chiesa deve mantenere un potere politico ed economico ai danni di una verità che sta risorgendo prepotentemente dopo 2000 anni, tant'è che stanno facendo articoli all'estero su queste, e li ha visti Padre Rosario, su queste scoperte storiche, mentre qui in Italia tutti, la massoneria tutta genuflessa all'elite di potere della Chiesa, ci sta contrastando con una congiura del silenzio spietata su queste scoperte qui. Io lascio ancora una volta la parola al Vescovo Rosario Ferrara, che ha letto tutte le documentazioni che gli ho mandato sul processo di Gesù Pilato, per sentire un attimo anche la sua opinione, giustamente, Luca, e poi lasciamo spazio anche alle domande. Vedo che allora,
Guarda Alessandro, intanto grazie. Se vogliamo lasciare spazio alle domande, visto che abbiamo pochi minuti, dovremmo dare spazio alle domande, magari rispondete in maniera alternata, perché altrimenti se no non ce la facciamo. Allora, io tirerei su Ilaria, ecco tesoro, hai selezionato, vedo 12 domande, decidete voi chi rispondere, magari alternatevi nella risposta fra Rosario e il nostro Alessandro. E io direi di selezionare un po', fa un po' di selezione tesoro tra le domande, e così prendi quelle un pochino più, diciamo, rappresentative. Scegli un po'. Si è silenziata tesoro. Ok, va bene, comunque scusate. Allora, Antonella chiede: buonasera, è possibile che si stia parlando di Gesù diversi, uno in croce, uno morto nel Kashmir e un altro ritrovato nella tomba di Talplot? Allora, di Gesù in India ce ne siamo occupati in un capitolo del libro. C'è stato il fratello Giuda di tipo Tommaso Taddeo in India, non Gesù, e abbiamo portato tutte le prove di quello che è successo. La tomba di Talplot invece no, quella è la vera tomba poi di Gesù. Ne parleremo magari nella prossima puntata, dove Tito Flavio Giuseppe ci racconta della morte di Gesù e di motivi per cui la tomba di Talplot è la tomba di Gesù e dei suoi parenti. Okay. Grazie. Grazie mille. Allora, Rosa Ruffo chiede: ma perché la Chiesa ci nasconde che Gesù aveva fratelli? Ecco, io vorrei rispondere a Rosario, esatto, sì, grazie Rosario. Perché significa rompere tutto l'incanto, la magia dell'Immacolata Concezione, no? Della magia del Natale, tutte quelle favolette che da 2000 anni continuano a raccontarci, no? Perché significherebbe far capire alla gente che la santità non passa per forza che la castità è una depravazione mentale. Significa proprio sciogliere, no, tutte quelle idiozie che da 2000 anni propinano, no, a quelle povere vecchiette che ancora credono agli angioletti che cantano, che scendono e che interlocano con i mortali. La verità è soltanto questa, non ce n'è un'altra, noi dobbiamo chiamarla con il nome che merita, bugia, perché noi sappiamo benissimo che il racconto dell'Annunciazione è un racconto creato dall'Evangelista Luca sulla base, no, dei precedenti già racconti delle varie Annunciazioni, e quindi è stata proprio una fase teologica, non una fase storica l'Annunciazione. Toglierla dai Vangeli, far capire che non è mai esistita, vuol dire rompere effettivamente il cristianesimo così come ci è presentato, perché tutto parte dal 25 marzo per arrivare alla storia di oggi. L'unico motivo è questo, anche se nel Vangelo è chiaro, no? Perché il Vangelo presenta e parla di fratelli di Gesù, la teologia ci ripresenta come cugini, perché in ebraico fratello e cugino hanno la stessa radice e quindi era inteso allo stesso modo. Ma non è vero, perché Alessandro ci ha dimostrato che tendenzialmente Gesù aveva dei fratelli carnali e che Maria di fatto vergine non era, perché altrimenti poverina che male ha fatto, soltanto per una pura dogmatica cattolica la facciamo passare per vergine. Ok, grazie Rosario, prego Ila. Allora, Laura Ranucci chiede: ripeto, ma Dio cosa c'entra in tutto questo? Non esiste? Posso rispondere? Non esiste come ce l'hanno presentato, non esiste con l'idea che ci siamo fatti. Dio non è ciò che ci raccontano che sia, Dio è la palesazione dell'essere vivente, l'essere vivente è la palesazione di Dio, se vogliamo fare un confronto antropologico. Il discorso è lungo da affrontare, però tendenzialmente Dio è la mia stessa esperienza di vita, perché se Dio si presenta come il Dio della via, della verità e della vita, la mia stessa vita è esperienza di Dio, io stesso, e non voglio dirlo con un accento né filosofico né altro, io stesso, come il Vangelo mi presenta, se voglio, per fede, posso vivere l'esperienza stessa dell'essere Dio, con la di piccola ovviamente, non con la di grande, però perché Dio è così. Dio non è ciò che noi crediamo, Dio è sempre un passo avanti come esperienza spirituale a noi, come il credere in qualcosa che è già in me e che io posso raggiungere, ma certamente non è Dio che dalla nuvoletta sulla lavagna segna i buoni e i cattivi. Dunque Luca Nali, su questo argomento
ti chiederei una puntata insieme a, ancora una volta, Rosario Ferrara, se è possibile, quando avrai tempo, in quanto mi sono occupato di meccanica quantistica, di fisica quantistica, quindi potremmo andare a discutere questa tematica in maniera, dal punto di vista filosofico, ma anche scientifico. E poi, tra l'altro, io ho avuto un'esperienza premorte a 17 anni, proprio grazie a quell'esperienza premorte vera che ho avuto, che ho abbracciato il campo demoetno-antropologico all'università e mi sono occupato di fisica quantistica per cercare di dare una risposta a questa domanda, che, come ci ha detto il Vescovo, è molto complessa. In ogni caso, su Gesù fu sincretizzato poi una resurrezione. Dobbiamo andare indietro nel tempo, la resurrezione di Tammuz, che risorgerà nel suo padre, il dio sole Baal. Ma anche questo sarà oggetto magari di approfondimenti, perché andiamo a toccare l'Antico Testamento, tutto quello che successe nell'Antico Testamento dal punto di vista storico. Ok, grazie Alessandro. Allora direi di fare l'ultima domanda, che siamo già nell'ora canonica. Scegli la bella, Ila. Allora, questa dei due papi mi sembra. Susanna chiede: padre, lei celebra in comunione con quale dei due papi? Di papi ne abbiamo uno, che attualmente è Francesco. Altri non ne vedo, altri hanno abdicato in coscienza sapendo di aver fallito, altri hanno abdicato sapendo che il papato non era merito ma conquista, ma complotto. Quindi io di papi ne vedo soltanto uno, che attualmente è quello regnante, che è Francesco I. Non ti viene un po' di metterla in discussione questa figura di questo papa? No, per nulla. Per nulla, perché lo riconosco nella verità della scrittura al 60%. Sta cercando di dare una sferzata a quella che è l'ipocrisia di un clericalismo che purtroppo, come la piovra, ha messo tentacoli ovunque. E questo è un plauso che gli do, a differenza dell'altro che tendenzialmente non ha mai rimosso il potere temporale da quello che poteva essere la verità della Chiesa oggi. Tu sai del passato di Francesco? Conosco il passato di Francesco, so bene, ma so anche che un uomo può cambiare nella vita. Cosa io pensi? Penso quando un uomo porta l'uccisione a altre persone, le consegna al potere, anche se cambia, le vite non le riporta in vita, quindi praticamente è un mostro più che un papa. Io penso questa cosa, francamente. È umano, carico di errori, e a differenza di, vedi, la storia ci insegna. L'altro papa invece non è umano per l'errore che ha fatto. L'altro è anche umano, ma attualmente, ti ripeto, io riconosco Francesco come unico papa della Chiesa Latina, della Chiesa d'Occidente. Altri non ne vedo, e ammiro il gesto che ha fatto, però dico la verità, perché ha capito che effettivamente ha fallito, quindi preso coscienza del proprio fallimento, e come uomo e come pontefice, ecco, ha fatto la scelta giusta e si è ritirato. Forse ci arriverà anche questo, chi lo sa, però gli do i meriti che sta spingendo la Chiesa verso la direzione del Vangelo, quella che da 2000 anni forse manca alla Chiesa. Sta spingendo la Chiesa verso l'estinzione, credo, a giudicare da quante persone lo stanno seguendo in questo momento. Ma magari la Chiesa come istituzione si estingue. E da quante contraddizioni purtroppo è costretto a fare conti, no? Perché praticamente ne ha dette di ogni, ne ha fatte di ogni, ma soprattutto la cosa veramente molto importante, io non capisco come si possa prendere, ad esempio, una persona che ha veramente sulla coscienza tantissime persone, perché sappiamo cosa ha fatto nella sua terra d'origine, quando aveva, non era papa, ovviamente era vescovo. Quindi da questo punto di vista ci sono già due grosse incongruenze che mi rendono molto difficile il dialogo, il fatto che siamo andati sulla Luna e il fatto che Papa Francesco sia una persona addirittura, diciamo, emblematica da prendere come esempio. Da questo profilo devo essere sincero, non mi sento, visto che comunque non trattiamo dei temi che sono per noi molto interessanti, ma soprattutto devono avere anche un senso, ma soprattutto una condotta, io non credo che da questo profilo ci sarà ancora, diciamo, da parte nostra l'intenzione di ospitarla nei nostri canali. Io saluto, mando la sigla, grazie a tutti per il vostro contributo. Arrivederci.